Gentili signore e signori, buonasera e benvenuti alla Domenica Sportiva edizione 1190. Iniziamo con la presentazione degli ospiti di questa sera. Per rimanere in tema iniziamo con questa frase: aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Johnny Dorelli. Benvenuto. Nick, vuoi accompagnare Johnny e continuiamo vicino alla tua Inter. Abbiamo infatti in studio anche l'Inter, ecco Capitan Mazzola. Continuiamo la panoramica, ecco l'allenatore Chiappella e accanto a Chiappella, allenatore dell'Inter, l'allenatore del Milan, Marchioro. Per quanto concerne la scelta del gol, per la stampa abbiamo il presidente dell'USSI, vale a dire dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, vale a dire il presidente di noi giornalisti sportivi, Enrico Crespi della Notte e quindi Giorgio Mottana della Gazzetta dello Sport. Il sommario, parleremo naturalmente di calcio, ci sarà la moviola e quindi servizi di sci, bob, di pallacanestro, poi alla conclusione ci sarà il gol della settimana e il gol del mese. Ed eccoci ai risultati della Serie A e la schedina. A Cosenza, campo neutro, Bologna, Catanzaro 2-1. A Cesena, Juventus batte Cesena 1-0. Foggia Sampdoria 2-0, Genoa e Fiorentina 1-1, Lazio Roma 1-0, Milan e Inter 1-1. Torino-Napoli 2-1, Verona-Perugia 2-0, Avellino e Cagliari 0-0, Palermo-Monza 1-0, San Benedettese e Pescara 0-0, Udinese-Lecco 0-0, Arezzo e Siena 0-0. Il montepremi del Totocalcio 1.785.731.000 lire. Siamo ora alla classifica della Serie A. Juventus punti 14, Torino 13, Lazio 10, Napoli 9, Perugia, Roma, Fiorentina e Inter 7, Milan, Verona e Bologna 6, Foggia, Catanzaro e Sampdoria 5, Genoa 3, Cesena 2. Gli altri risultati della Serie B. Atalanta, Ascoli 2-0, a Brescia, Novara batte Brescia 2-0, Como, Modena 2-0, Lecce, Varese 3-2, Rimini, Taranto 2-0, Spal e Catania 1-1, a Terni, la Nerossi Vicenza batte Ternana 3-2. Ecco la classifica della Serie B. La Nerossi Vicenza 14 punti, Como e Cagliari 13, Monza e Atalanta 12, Ascoli e Taranto 11, Lecce, Varese, Pescara e Palermo 10, Novara e Catania 9, Avellino, Ternana, Brescia, San Benedettese e Modena 8, Rimini e Spal 7 punti. Avellino e Rimini una partita in meno. Iniziamo ora la serie dei nostri servizi filmati con Torino-Napoli e Cesena-Juventus. Il Torino si è ripreso bene dopo Perugia. Nella prima partitissima del campionato, la seconda sarà il derby di domenica prossima, ha saputo surclassare e battere meritatamente gli azzurri napoletani. Per i campioni d'Italia è stato importante recuperare Claudio Sala dopo la lunga assenza per infortunio, così come è stato importante giocare sapendo di avere le spalle coperte da Castellini. La presenza del portiere era rimasta in forse fino all'ultimo momento. Buono il ritmo dei Granata, tecnicamente pregevole la loro manovra. Decisamente inferiore la squadra di Pesaola. Quel centrocampo di cui si era detto un gran bene quasi non si è visto. Gli azzurri hanno badato più al sodo che allo spettacolo, ma anche così facendo non sono andati oltre le buone intenzioni. I gol tutti di buona fattura e tutti su azione. Piacevole questa del Torino, protagonisti Gorin, Claudio Sala, Mozzini, Pulici e tiro a rete di Graziani. Del momentaneo rilassamento dei Granata hanno approfittato i partenopei per pareggiare. Di Savoldi l'ultimo passaggio, di Orlandini il gol. Zaccarelli, autore in passato di splendide reti di piede, ha segnato di testa quella decisiva di oggi. Spettacolare, non c'è che dire. I tre gol costituiscono la storia del primo tempo. Il secondo ha offerto meno emozioni.
Inutilmente il Napoli ha cercato di rimediare alle sue pecche organizzative e ai suoi sbandamenti. Nell'arbitraggio non certo casalingo del signor Menegali c'è stata una eccessiva severità nel distribuire ammonizioni in serie ai protagonisti di un incontro sostanzialmente corretto. Graziani, il Napoli visto oggi è una squadra che può ancora sperare di rimanere nel giro scudetto? Io penso che ancora ci sia un discorso in atto sul fattore scudetto, però oggi come oggi già essere in vantaggio di 4 punti noi, di 5 la Juventus, è già un buon vantaggio. Quanto ha influito sul rendimento del Torino il ritorno di Claudio Sala? Per noi Claudio è un riferimento non indifferente, sia per noi attaccanti e sia per tutto l'altro reparto della squadra, perché Claudio è tutto, diciamo, per noi, è quello che coordina un po' le punte con i centrocampisti e i difensori. Il confronto fra la prima e l'ultima è rimasto in equilibrio per 80 minuti, poi uno dei tre messicani in campo, Boninsegna, ha deciso. Gli altri due erano Cera e Furino, entrambi con la fascia da capitano, a testimonianza di un prestigio che regge ancora. Zoff al quarto d'ora si è dovuto salvare così dall'incursione di Mariani, che ha dato un brivido alla platea juventina. I bianconeri dai molti scudetti reagiscono da par loro alle minacce dei parenti poveri di Romagna e Causio scuote subito un palo della rete di Boranga. Rosati abbandona per un istante la panchina che scotta, finora la Serie A l'ha accolto in maniera un po' brusca. Secondo tempo, i romagnoli danno ancora segni di vitalità. Rognoni semina un po' di scompiglio, ma il suo tentativo finisce così. La conclusione al volo di Bettega è difficile e spettacolare, sarebbe stato un gol di pregio. Il cronometro corre verso il 90° e la Juve non riesce ancora a passare. Pareggiare alla Fiorita non sarebbe poi un risultato da cacciar via, ma a Torino i Granata stanno vincendo e la classifica ha esigenze inderogabili. Adesso gli atleti di Trapattoni tentano di dare maggiore concretezza alle loro manovre. La palla scagliata da Benetti brucia ancora le mani di Boranga quando Scirea, dal fondo, va a colpire un altro palo. Il gol, amaro per i bianconeri di Romagna, arriva su un'azione che non sembra neppure irresistibile. Il salto di Bettega ha ingannato tutti, ma non Boninsegna. Finisce in gloria per la Juve. Breve dialogo a fine partita col nuovo reggitore dei romagnoli. È una panchina scomoda questa del Cesena. Due volte ha già guidato questa squadra romagnola e per due volte il Cesena è stato sconfitto. Oggi però in maniera diversa, Rosati. In maniera diversa, diciamo che abbiamo incontrato la Juventus e che gli abbiamo messo in soggezione, perché noi effettivamente abbiamo giocato una grossa partita. Penso che il pubblico si sia divertito e soprattutto, insomma, abbiamo ritrovato il Cesena, che fa bene sperare in seguito, insomma. Lei ha dato un'occhiata alla classifica, il Cesena è ultimo con 2 punti, sopra c'è il Genova, poi 3 squadre a 5 punti. La risalita è difficile, tanto più che domenica dovete andare a Napoli. Sì, andiamo a Napoli, facciamo la nostra partita. Noi abbiamo ritrovato il nostro assetto tattico e penso che su questa via qua, se ci incamminiamo bene, il Cesena si tirerà fuori senz'altro. Che impressione le fa questa Serie A alla quale lei arriva un po' tardi? Beh, niente, è una serie come tutte le altre serie, forse insomma qua si ragiona un po' di più, ma comunque insomma basta avere la squadra a disposizione come ce l'ho io e la salvezza è assicurata. E la chiamano tutti Tom Rosati, ma il suo nome qual è? Il mio nome è Domenico. E perché la chiamano Tom? Forse perché qualcuno l'ha definito Marines, sergente? Anche per questo. Anche per questo, e l'altra ragione qual è? È perché stavo sempre insieme agli americani e quindi fra il Tom e il Jim hanno preferito il Tom. Dunque, abbiamo sentito i risultati, abbiamo visto la classifica. Io vorrei chiedere a Giorgio Mottana un suo parere sul derby qui di Milano. Per me è stato un derby grigio, un derby piuttosto mediocre, anche se diligente per applicazione agonistica. E direi che... L'Inter sente, Sì, d'accordo. Ma direi che dovendo confrontare due crisi, queste crisi sono specchiate proprio nel derby. D'altra parte, la situazione realisticamente è quella che è. Direi che le cose più belle sono stati i gol, gli interventi di Bordone, che sono stati, secondo me, alla base della buona prestazione dell'Inter. E direi che c'è stato un episodio patetico, che forse è stato un derby nel derby. Cioè quando si sono visti Rivera e Mazzola, no? Affrontarsi in duello lungo la fascia laterale sotto la tribuna. E Mazzola era davanti, correva e dietro scappicollava, facendo molta fatica anche Rivera. Tutti e due hanno stretto i denti. Direi che Rivera ha costretto Mazzola a tirare precipitosamente fuori, quindi anche quel duello è finito in parità.
Comunque è giusto dire che questi due atleti che hanno onorato da tanto tempo il calcio italiano, anche in questa occasione, anche in una certa crisi che può essere globale, di società, eccetera, riescono sempre a onorare se stessi e a dare un'impronta al gioco, anche se nessuno di due oggi ha incantato. Senta Crespi, lei cosa ne pensa di questo campionato? C'è una Juventus che mi pare ha battuto anche un record. Sì, oggi la Juventus ha preso il 7 bello, se vogliamo dire, perché per la prima volta in un campionato italiano una squadra è riuscita a vincere consecutivamente le prime 7 partite giocate. E la Juventus è forte, si sa, e merita tutti i nostri applausi. Senta, cosa fa in media inglese questa cosa qua? Più 4, pare, che è veramente eccezionale. Ma io vorrei non solo rivolgere un applauso alla Juventus per questo record che ha stabilito, ma anche un applauso al pubblico, agli sportivi, dei quali forse si parla meno, si parla poco. Oggi sono stati dei record in casso a Roma, 200 milioni a Milano, 300 erano a Roma, stadi esauriti a Marassi, stadio esaurito a Cesena, e credo che anche, non ho dati precisi, ma credo che anche tutti gli altri stadi erano vicini all'esaurimento. Questo vuol dire, a mio giudizio, che la vittoria degli azzurri contro gli inglesi ha rilanciato l'ottimismo, ha rilanciato la passione per questo gioco. Voglio tornare brevemente alla Juventus e, visto che ci sono qui Chiappella e Marchioro, dire che loro due assieme hanno fatto un punto in meno di Trapattoni. Probabilmente non è demerito di Chiappella e di Marchioro, ma è merito di Trapattoni. Ha pescato questo 7 bello la Juventus, domenica avrà il derby col Torino, soffre un po' il complesso del Toro, vedremo se il Toro avrà l'asso pigliatutto. Quindi lei è d'accordo con me che se vince la nazionale il pubblico si interessa? Sì, senza dubbio, è importante questo. No, io lo dico perché sono a casa. Comunque, adesso vediamo un po' questi due derby. Mai come questa volta il derby del cupolone è stato il derby dei romani. Romani sugli spalti, ma soprattutto tanti romani in campo, 4 in maglia bianco-azzurra e 5 in giallo-rosso. Un po' meno romani gli allenatori in panchina, il brasiliano Vinicio da una parte e lo svedese Lidholm dall'altra. Il gol del successo laziale lo ha messo a segno un trasteverino, Bruno Giordano, quasi allo scadere del primo tempo, dopo che il portiere laziale Pulici aveva parato l'imparabile. Ecco l'episodio decisivo visto da due angolazioni diverse. Sandriani, raccontaci il gol come l'hai visto tu. C'è stato un cross, penso, di D'Amico, posizione dalla destra. E sono saltati Menichini e Garlaschelli, è stato spizzato da Garlaschelli. Adesso c'è qualcuno che era dietro, cioè Santarini, Carellini, ha detto che Giordano in fondo si trova in netta posizione fuori gioco. Io ci ho avuto una sensazione. Ho visto Menichini che era un po' in ritardo su Giordano e sono andato io. Giordano ha preso il pallone e dentro l'area ha fintato questo cross, no? Quindi noi siamo andati tutti sul cross e invece lui si è liberato sulla riga di fondo. Sono tiri che riescono una volta ogni 100.000 volte. Giordano, descrivici il gol. Beh, è arrivato un cross di Martini, no? Sono intervenuti, credo, Santarini e Garlaschelli e la palla è scivolata che sta andando verso il corner. Io l'ho rincorsa. Mi si è fatto incontro Sandriani, mi ho fatto una finta lì sulla sinistra e sono andato incontro a Paolo Conti. In quel mentre ho visto Paolo Conti che lui si stava buttando perché aspettava che io passavo la palla a Garlaschelli al centro, come di logico si dovrebbe fare. Soltanto lì ho pensato in un attimo ad alzare la palla, è andato bene, ho fatto gol. Il tuo egoismo ti ha fatto fare gol. Certo, per una punta insomma un po' di egoismo ci deve anche essere. Senti, comunque quelli della Roma sostengono che tu ti trovavi in fuori gioco sul cross di Martini. Ma no. Non lo so, io non ho visto l'azione, se lo dicono loro può darsi pure. Desisti, a prescindere dal risultato, che effetto fa disputare un derby tra tanti romani? Il derby è sempre una cosa particolare, quindi l'atmosfera che ti circonda è sempre particolare, quindi il fatto che ci siano stati molti romani in campo mi ha fatto molto piacere, però non ho avuto il tempo di pensarci durante la gara, quindi non me ne sono quasi accorto di chi comunque, mi circondava. Per la prima volta insomma in campo hai sentito parlare romano. Beh sì, ho sentito Agostinelli, Giordano, Di Bartolomei, Pellegrini, insomma c'è un sacco di così, atmosfera campanilistica. Quindi. E sulla partita cosa puoi dirci? La partita purtroppo è il primo derby che perdo, quindi da oggi in poi non lo dirò più che non devo ancora perdere un derby. Dal più anziano tra i romani in campo passiamo al più giovane, al 18enne Agostinelli.
Agostinelli, dopo tanti derby giocati tra i ragazzi, che effetto fa farne uno vero, uno di Serie A? È un effetto stupendo, insomma, all'entrare in campo credevo di non emozionarmi, invece all'entrare in campo ho sentito proprio cosa vuol dire derby di Serie A, insomma. Ma è il pubblico che ti ha fatto sentire? Sì, ha fatto impressione, soprattutto la vastità del pubblico laziale, che non credevo fosse così numeroso e superasse di molto quello romanista. La Lazio, favorita alla vigilia, è rimasta sorpresa dal gran ritmo imposto dalla Roma nella prima mezz'ora, quando Bruno Conti, ma soprattutto Pellegrini, sono andati a se stesso vicino al gol. Pellegrini, quante occasioni da gol hai avuto e qual è stata la migliore? Beh, io ho avuto, diciamo, tre occasioni per far gol, no? Forse la migliore è stata quella di testa, che Puri ci ha fatto una grossa parata nel primo tempo, secondo me. E quella finale? Quella finale, anche quella è stata un'ottima palla che mi ha dato Bruno Conti, e anche lì Pulici ha fatto di nuovo una grossa parata, è stata eccezionale oggi. Nella retroguardia della Lazio ancora una volta ha fatto spicco il giovane Manfredonia, un elemento che comincia ad essere preso in seria considerazione anche per la nazionale maggiore. Manfredonia ormai può essere considerato un esperto della Serie A, avendo incontrato grossi centravanti come Boninsegna, Clerici, Savoldi e via dicendo. Ecco, oggi ha incontrato Musiello, come lo collocheresti in un'eventuale graduatoria? Diciamo a metà classifica, fra questi sette centravanti che ho incontrato, diciamo che il quarto. E la prova tua di oggi? Penso che sia abbastanza buona. Raccontacela. Niente, siamo partiti un po', si può dire, non dico emozionati, un po' nervosi, perché sentivamo tutti parecchio il derby, poi man mano che il gioco scorreva ci siamo ripresi alla distanza e abbiamo fatto gol con Giordano e nel secondo tempo penso che abbiamo meritato il risultato. Prezzo di un derby che si rispetti, scazzottata col vicino e 30 sigarette. Oggi è stato un trionfo per i non fumatori e si è usciti da San Siro a braccetto coi rivali. Era il derby numero 177 e sarà ricordato per il meno emozionante, anche se la gran cassa che voleva in pericolo Marchioro e magari Chiappella risuonava da giorni assai più dei tamburi e delle raganelle presenti allo stadio. 188 milioni di incasso. Vuol dire che i milanesi sono affezionati alla tradizione, ma il panettone di oggi era meno saporito del solito. Non è colpa di Chiappella né di Marchioro, milanesi autentici, ma senza ricette miracolose nemmeno per le grandi occasioni. Responsabilità di panchina, insomma, zero. Il convento di questi tempi passa materiale autarchico, anche se in qualche caso pagato a peso d'oro. Zona o non zona, c'è poco da raccontare su questo derby. È finita 1-1, nessuno può lamentarsi. È stato un derby alla camomilla e per giunta di marca scadente. Emozioni? Neanche a parlarne. Dicono quelli del Milan, si poteva segnare con Silva e Bordone ha compiuto un miracolo. Rispondono gli interisti. E che cosa dovremmo dire noi che siamo passati in vantaggio con Marini e ci siamo stati un bel pezzo? Ma se era in fuorigioco Anastasi, replicano quelli del Milan. Prego, osservare Moviola. Il secondo tempo è servito a dimostrare che un pareggio sarebbe stato più giusto. Il Milan, bene o male, ha avuto più cose da dire, anche se senza particolare immaginazione. Qualche volta capita che il pareggio sia immeritato e ciò fa polemica. Oggi invece tutto doveva andare secondo una specie di compromesso astorico, nel senso che non dovevano essere registrati rimpianti. Infatti, ecco il pareggio del Milan. Segna Silva alla grande, uno squarcio tipo revival. Finisce 1-1, tutti dicono che è meglio così, ma il derby, scusate, è un'altra cosa. A proposito di derby, qui mi è arrivata una notizia e qui la devo dire in lingua romana, perché è una notizia che riguarda Lazio-Roma. Oh, ragazzi, io sto qui e sto a Milano, queste me l'hanno buttata così per farmi uno scherzo,
prima, ma molto prima di Lazio-Roma, 61 ragazzi, ma giovanissimi ragazzi, sono stati arrestati per aver fatto veramente delle cose oscene, nel senso che hanno picchiato un autista di autobus. Adesso io dico questo da vecchio sportivo, ma è possibile che per una partita di pallone dobbiamo fare delle cose così brutte? Ma io mi darei proprio una calmata, ve lo dico proprio, diciamo, da... Io sono un po' simpatizzante laziale, ma la stessa cosa, non ha importanza, Lazio-Roma uguale, ma ragazzi, diamoci una calmatina, no? Ecco, allora parliamo un po' di questo derby milanese. Incominciamo con Pippo Marchioro. Sportivamente parlando, logicamente è stata questa forse la più terribile settimana per l'allenatore rossonero. Effettivamente la settimana è stata molto tesa, ci sono state parecchie polemiche, qualcuna giustificata, perché veramente il Milan non è che sia stato brillante, anzi in certi momenti ha lasciato a desiderare, e parecchie con un intendimento ben preciso. Siete la squadra che becca più gol in questo campionato. Io penso che questo nostro gioco debba avere una finalità, quella di divertire il pubblico. Nelle mie prospettive c'era sì la possibilità di prendere qualche rete, ma farne qualcuno in più, logicamente. Ora sta accadendo il contrario, ma ci sono anche dei motivi di forza maggiore. In questa settimana si era addirittura parlato di un ritorno di Rocco. Ma io di queste cose non ne voglio nemmeno parlare. Io ho avuto un colloquio col presidente, il quale mi ha affermato la sua fiducia e stima, mi ha detto: continua ragazzo, vai tranquillo, perché noi abbiamo fiducia in te. Si era arrivati a dire che questa partita poteva essere addirittura decisiva per Marchioro come allenatore del Milan. Ripeto, io posso solo dire quello che ho ripetuto prima, quello che ho detto prima. Non sarebbe stato comunque una tragedia. Io in 8 anni ho fatto abbastanza bene, non mi sono mai trovato in queste avversità, per cui è accaduto a colleghi più noti di me, non vedo perché la mia famiglia avrebbe continuato così, come sempre. Io avrei trovato un'altra collocazione come tecnico, nessuna tragedia assoluta. Credendo sempre nel gioco a zona? Sì, io penso di sì, io penso che si debba trovare una specializzazione nel settore, non nel ruolo. Perché, per fare degli esempi, il terzino destro deve far bene il terzino destro, il mediano destro o l'ala destra, e così dicasi per il terzino sinistro. Perché altrimenti si trova certi giocatori che sconfinano in più parti del campo si trovano a disagio, perché naturalmente non hanno un buon piede destro o un buon piede sinistro, per cui è importante trovare queste situazioni di collocamento. Naturalmente non è facile, bisogna avere pazienza, trovare il tempo e i giocatori adatti per fare questo tipo di gioco. E vorrei aggiungere anche questo: io non vado alla ricerca di gloria, così io mi sono immedesimato nell'organico del Milan all'inizio, quando mi hanno prospettato questa posizione, mi sono chiesto: noi obiettivamente abbiamo la possibilità di inserirci a livello di scudetto? E ho parlato anche con i giocatori, mi sono chiesto: forse no. E allora scegliamo questa strada nuova, vediamo un po' di imporci in questo modo, perché ripeto, il gioco del calcio ha una finalità, quella di divertire il pubblico, come ha detto prima Crespi. Mi sembra che oggi su tutti i campi sono intervenuti numerosissimi, perché noi dobbiamo scontentare questa gente? Noi dobbiamo dare a questa gente la possibilità di godere del gol, perché il gol è un po' l'aspetto basilare di questo gioco. Mi ha convinto. Chiapella, si parlava addirittura che anche la poltrona di Chiapella fosse in pericolo. Sì, c'è una frase che ricorre spesso a Milano e dico la verità, la mi dà anche un po' fastidio. Cioè, quella di dire: non mangio il panettone a Milano. A parte il panettone, io l'ho sempre, quasi sempre mangiato a Milano per Natale. Ad ogni modo, questo fa parte del gioco. Le squadre così che non vanno bene, poi i risultati che mancano, è logico, è pericolo per tutti. Noi siamo partiti in preparazione così, con una certa briosità, forse anche ci siamo così, non dico illusi, ma abbiamo creduto di poter arrivare molto in alto. Poi dopo purtroppo le traversie, incidenti, ambientamenti, qui ce n'è uno qua di dietro che poi lo spiegherà meglio di me, così, che poi portano uno scompenso, e è logico, Milano pretende subito. Noi ci pensavamo di partire bene, specialmente pensando di trovare i terreni secchi, abbiamo avuto la disgrazia di trovare sempre acqua,
e di trovare poi degli infortuni per la strada, specialmente gente che doveva far parte della la base e le colonne, diciamo, della squadra. E ci siamo ritrovati un po' così a questo derby con una certa agitazione, era logico, sia per me che per Pippo, il perdere questo derby, insomma, c'era da stare in pensiero. Due allenatori milanesi per le due squadre milanesi. Adesso sentiamo, dopo aver sentito il parere dei tecnici, le domande di un tifoso, Johnny Dorelli, tifoso nerazzurro. Io sono, sì, è vero, buonasera intanto a tutti. Sono un tifoso, ma le domande è un po' difficile farle. Vorrei farla a Mazzola, che prima della trasmissione gli ho chiesto come va, ed è una domanda abbastanza semplice e banale. E lui mi ha detto va, che è diventata un po' dura, mi ha detto. E allora spiegami un po' perché. Gli stavo chiedendo prima quanti anni hai, mi ha detto 34. Un ragazzino. Sì, un ragazzo. Un ragazzino. Perché è un po' dura? È un po' dura perché, insomma, logicamente, come giustamente ha detto il mister, noi eravamo partiti molto bene per campionato e speravamo a questo punto, non dico di avere 14 punti come la Juve, che sta facendo cose fuori dalla norma, però, insomma, di avere una posizione molto migliore. E quindi quando non si ha questa posizione e si è l'Inter, non può andare molto bene. Mazzola, quest'oggi sentivo parecchi tifosi che, anziché dire quelli là giocano meglio di noi, si consolavano dicendo quelli là giocano peggio di noi. Ma io direi questo, che il pubblico di San Siro oggi direi che è stato eccezionale, perché non c'è stata contestazione. Forse comincia oggi, dopo, diciamo, alcuni anni durante i quali non si accontentava, perché aveva sempre in mente l'Inter campione del mondo, d'Europa, il Milan idem, eccetera, non si accontentava e arrivava alla partita, quando poi vedeva che le squadre non erano all'altezza di quelle precedenti, contestava. Oggi forse, in questi ultimi tempi, il pubblico si è reso conto che queste due squadre stanno attraversando un periodo difficile e ci ha lasciato giocare, pur sostenendoci, con una certa, diciamo, tranquillità, perché probabilmente capisce che è difficile oggi. Ecco, dici difficile, ma perché difficile proprio per le due squadre milanesi, che San Siro era chiamata la Scala del calcio? Qual è la crisi alla base delle due società? Ma io direi che prima di noi sono state in crisi le altre, cioè la Juventus, prima della nostra egemonia o di quella del Milan, ha percorso anni di crisi. Il Torino abbiamo visto quanti, se andiamo all'estero vediamo che l'Ajax praticamente da qualche anno non c'è più, il Real Madrid favoloso non c'è più stato dal 63, quando l'abbiamo fatto fuori noi. Quindi nella storia del calcio si va in alto, ci si sta per qualche anno e poi automaticamente è lo sport, è un po' come la vita. Cicli storici. Ecco, vorrei coinvolgere in questa discussione, proprio perché l'aveva accennato Chiappella prima, sia Merlo che Anastasi, per sentire quali sono stati i loro problemi nell'inserimento in questa nuova squadra. Un periodo difficile d'ambientamento, vero Merlo? Per me moltissimo, perché venendo da una città tranquilla come Firenze, che ogni risultato stava bene al pubblico, così sono venuto a Milano che... La cosa è pieno di giornalisti, uno non sta tranquillo mai. Poi perché sto giocando veramente non al massimo delle mie possibilità, perciò spero che in seguito tutte queste cose andranno per il meglio. Anastasi. Io caspita accusa, penso che siamo stati un po' all'inizio campionato, un po' io e un po' Merlo. Cioè io, non per l'adattamento, per il fatto che sono stato 4 mesi, diciamo, in attivo a spasso, diciamo, perché dopo la litigata, diciamo, che c'è stata polemica con la Juventus, con l'allenatore, sono stato fermo 4 mesi, cioè questo mi ha handicappato un po' all'inizio della preparazione. Comunque adesso sta andando abbastanza bene, anche se oggi non è andata come desideravo. L'autore del gol per l'Inter è stato Marini. Hanno detto che lei aveva delle scarpe a lunga gittata. No, sono scarpe normalissime. Ecco, c'è stato un episodio abbastanza strano, atipico in una partita di calcio. A un certo momento noi l'abbiamo vista correre per il campo con una scarpa in mano. Il regolamento non permette questo. No, il regolamento non lo ammette. Sarei dovuto uscire dal campo e mettermi una scarpa. Ma non potevo. Poi
una partita particolare. Ecco, siccome c'è... L'ha fatto con la scarpa o senza scarpa? No, no, con la scarpa. Regolare. Ecco, perché Mazzola continua a sorridere su questo fatto della scarpa a lunga gittata? No, perché Marini è un grosso tiratore, no? In allenamento tira sempre molto. Allora oggi, prima della partita, siccome l'ultimo derby aveva segnato di testa, gli ho chiesto, ma te nel derby ci sei, ma che scarpe metti? Lui appunto mi ha detto quella a lunga gittata per tirare da lontano. Ecco, io vorrei concludere questa serie di interviste con i giocatori rivolgendomi a Bordone, il portiere dell'Inter. Mottana ha detto che alla base della bella prestazione dell'Inter c'è stata questa enorme prestazione da parte di Bordone. Quali sono stati i tiri più difficili? Ma insomma, enorme non direi, insomma, ho fatto il mio dovere come cerco di fare sempre. Comunque penso che la parata più difficile sia stata sulla punizione di Rivera del secondo tempo, che ho dovuto deviare in calcio d'angolo. Ecco, dalle immagini invece sembrava che il tiro più difficile fosse quello di Silva. Beh sì, lì Silva ha fatto un tiro ravvicinato, comunque lì sono, diciamo, sono, è un attimo, ho avuto, devo dire, i riflessi pronti e l'ho deviata. Comunque sono parati, insomma, da tiri ravvicinati possono essere anche facili, perché ci si trova lì. Mentre penso che quella, la punizione di Rivera al secondo tempo sia stata più difficile. Ecco, Marchiore e Chiappella, il futuro delle vostre squadre, del Milan e dell'Inter? Che... Per quello che concerne il Milan, io penso che il futuro non potrà darci grandissime cose, ma l'essere almeno accettati da parte dei nostri tifosi. Che qui spendo una parola in più, perché in tutto questo contesto, diciamo il presidente, i giocatori, ma la cosa che veramente mi rattrista è per i giocatori, ma la cosa che veramente mi rattrista è per i tifosi che ci seguono così sempre numerosi. Ora diciamo un po' il futuro del Milan. Ritengo che finora la classifica è bugiarda per quello che abbiamo fatto noi. Abbiamo perduto delle partite che meritavamo e ne abbiamo perse delle altre che non meritavamo affatto. Per cui ritengo che 2 o 3 punti in più li potevamo avere. Ora, con l'assimilazione di questi schemi, con così, la completa disponibilità di tutti i giocatori del Milan, perché da parte loro c'è questa comunità di intenti, c'è questa voglia di fare, io penso che il Milan potrà solo progredire. E l'Inter? Ma io mi auguro di ritrovare l'Inter iniziale, ci stiamo avvicinando piano piano e penso così, se tutti stanno bene, tutti danno quello che sanno dare, così potrebbero divertire la gente, perché la squadra dovrebbe essere una squadra briosa e poi fare anche qualche risultato e andare nei posti così che generalmente... Così, specialmente nelle previsioni iniziali, gli dovrebbe competere. Johnny, no, io volevo chiedere una cosa. Johnny, ma tu ti sei divertito oggi? Ma io devo dire, io mi diverto sempre. 7 minuti dalla fine. No, effettivamente io, essendo un tifoso dell'Inter, fino quasi alla fine, insomma, ero abbastanza felice. Certo, non è che abbia visto una partita eccezionale, però io personalmente mi diverto sempre, perché non vado sempre col desiderio di voler... dare addosso ai giocatori, a tutti. Insomma, è un periodo così, insomma, non si può sempre vedere l'Inter o il Milan a livelli mondiali. È un periodo che bisogna accettarlo com'è. Ma soprattutto penso che sia importante avere pazienza. E qui a Milano, soprattutto per l'amico Chiappelle, il signor Marchioro, che non ho piacere di conoscere, deve essere molto difficile, perché basta sbagliare una partita, c'è subito il trafiletto, non arrivano, partono, c'è già chi lì... insomma, che lasciarla vivere la gente, non è possibile. Credo che forse è la città, e questa è una domanda che faccio a loro che hanno già allenato altre squadre, la città forse è più difficile, perché forse in altre città non accade così di frequente di trovarsi subito lì con la valigia in mano, secondo loro. Ma insomma, bisognerebbe sinceramente, più che una domanda, è un desiderio da parte mia di lasciare la gente lavorare un po' di tranquillità. Senti, volevo domandare a Bordone di alzarsi, perché quando tu hai detto Bordone di alzarsi, sì. Perché quando parlavo con Bordone, dice, sì. Ma qual è? Perché io non lo vedo. Ma non è fa spiritoso perché. No, adesso spiego, perché continua a torturarmi sul fatto degli occhiali. Fanno vedere lì sui monitor a distanza di 3 chilometri la palla. Dico, come uno come fa a vedere là? Io poi che non ci vedo. Bordone, complimenti, oggi sei stato fortissimo. Se posso fargli una domanda io. Sì. Io volevo domandare a Bordone, oggi l'ho visto tenere la palla un po' troppo, secondo me, diciamo, da arbitro. Io ho visto 10 giorni fa in Inghilterra dare 3 punizioni contro a Clemens, portiere della nazionale, in area di rigore perché teneva la palla. Non la tieni un po' troppo?
Oggi non mi è sembrato, anzi quasi mai, perché... Perché quando... ho visto parecchi giocatori del Milan reclamare più di una volta. Non è vero, perché io ho il tempo, cioè il regolamento dà il tempo al portiere di rinviare. Non deve essere ostacolato dall'avversario. Quindi oggi non mi è sembrato, anzi... La tenevo e poi l'appoggiavo per terra, cioè non facendo infrazione, diciamo. Ecco, okay. A questo punto vorrei dire a Torelli, rimettiti sì. Gli occhiali, perché dobbiamo vedere Verona-Perugia, Genoa-Fiorentina, Foggia-Sampdoria e Catanzaro-Bologna. Non poteva finire che con la vittoria del Verona questa partita che ha avuto appunto nei padroni di casa veneti gli indiscussi dominatori. Una supremazia nettissima dovuta anche alla scialba prova degli avversari del Perugia. Oggi in giornata no, lo ha dovuto ammettere a fine partita il loro stesso allenatore Castagnero. Oggi è stata la peggior partita che abbiamo fatto di questo primo scorcio di campionato. Noi abbiamo perso sia a Milano che a Roma con la Lazio, ma abbiamo perso con l'onore delle armi. Oggi è una squadra completamente diversa. Il primo tempo si è giocato letteralmente tutto nella metà campo degli Umbri, senza però che i veronesi riuscissero a concretare la loro schiacciante superiorità. Ma il fatto che il gol tardasse a venire non lo preoccupava, ha dichiarato Valcareggi. Non siamo riusciti ad andare in gol, però era prevedibile, insomma, che da un momento all'altro si sbloccasse il risultato. Ed è venuto il primo gol, bello di Zigoni, veramente di prepotenza. Poi c'è stato 10 minuti che abbiamo un po' subito il gioco del Perugia. E raggiunto poi il consolidato risultato, abbiamo amministrato bene l'andamento della gara. Appunto dopo la bellissima rete di Zigoni, segnata al quinto della ripresa e che rivediamo da altra angolazione, il Perugia ha tentato una reazione rimasta tuttavia platonica. Il Verona riprendeva presto il comando del gioco e al 24esimo chiudeva il conto con questa rete di Guidolin. Si terminava poi fra la nebbia, ma ormai la gara non aveva più nulla da dire. E poi c'è qualcuno che è ancora convinto che fatalità e fortuna con il calcio non c'entrano. Dedicato perciò a quanti toccano ferro e credono negli amuleti. 28esimo del secondo tempo, il Genoa conduce per 1-0 sulla Fiorentina. Sarebbe la sua prima vittoria in questo campionato. L'allenatore della Fiorentina richiama Rossinelli, numero 3. Marco Rossinelli però non esce dal campo, si porta anzi all'attacco e segna il pareggio per la sua squadra su passaggio di un altro ex, l'ex genuano Desolati. Fatalità non certo fortunata per il Genoa, che dopo un primo tempo pieno di volontà, con due belle conclusioni di Ghetti, eccola, e di Pruzzo, era andato in vantaggio al 12esimo del secondo tempo con questa rete di Pruzzo su calcio d'angolo battuto da Basilico. Lo stesso Pruzzo, 2 minuti dopo, aveva segnato il teorico 2-0, ma l'arbitro Gonnella prima convalidava, poi annullava la rete su indicazione del segnaline. La restante cronaca della partita in questa serie di parate di Mattolini, portiere della Fiorentina e, sfortunatamente per il Genoa, migliore in campo. Il protagonista di questa partita, che segna la prima vittoria del Foggia nel suo terzo campionato di Serie A, a nostro giudizio è stato il portiere della Sampdoria Cacciatori. Lasciamo giudicare a voi. Eccolo al quinto minuto neutralizzare la gran botta di Del Neri. Momento chiave al 18esimo per un fallo del sampdoriano Valente, che è foggiano di nascita. Ancora Del Neri batte la punizione con un forte tiro, Cacciatori vola e para, poi però rimane a terra infortunato. Ai bordi del campo si prepara Di Vincenzo, ma Cacciatori rimane in porta, zoppica ma ce la fa ancora, tanto che va ancora in volo al 42esimo e si tuffa benissimo anche su Salvioni al 43esimo. Il Foggia tiene banco in questa partita che, dopo quelle con l'Inter, la Juventus e il Napoli, è la prima che i foggiani giocano contro squadre che hanno il loro stesso obiettivo, la salvezza. Tiene banco e passa all'ottavo. C'è un calcio d'angolo dalla sinistra, il pallone passa sulla testa di tutti, Cacciatori non riesce ad acciuffarlo e Capitan Pirazzini arriva giusto giusto a metterci il suo piede e a cacciarlo alle spalle di Cacciatori.
Si scatena la Sampdoria, batte tre angoli in tre minuti e alla mezz'ora cambia Ferroni con De Giorgis. A questo punto anche Cacciatori lascia il campo, ma Di Vincenzo non ha più fortuna di lui. Appena il tempo di mettersi tra i pali e c'è questa lunga sgroppata foggiana, la difesa sampdoriana pasticcia un po' e Bergamaschi segna il secondo gol del Foggia. Si conclude con questa occasione sampdoriana offerta a De Giorgis, che però spara centrale su Memo, ed il successo foggiano resta pieno. Questa sera Giagnoni avrà certamente tirato un respiro di sollievo. Il Bologna è riuscito per la prima volta in questo campionato a portare a casa l'intera posta, togliendosi dalle nebbie del fondo classifica. Per Di Marzio invece è stata la prima sconfitta interna, sia pure subita sul campo neutro di Cosenza. Ci si è illusi di poter vincere, ha detto l'allenatore del Catanzaro, con un solo gol all'attivo, tirando i remi in barca nella ripresa e cedendo completamente l'iniziativa al Bologna, che alla lunga in soli 4 minuti dal 30° al 34° segnava 2 gol. Partita bifronte dunque, con il Catanzaro in evidenza e a segno nel primo tempo con questa rete allo scadere realizzata dal terzino Banelli, lo stesso giocatore che siglò il punto della vittoria contro gli emiliani nella stagione 71-72, quando il Catanzaro militava in Serie A. È un Bologna più esperto nei secondi 45 minuti, a conferma di un crescendo di forma. Il pareggio alla mezz'ora, Pezzato, che aveva sostituito Nanni all'inizio della ripresa, in piena area lasciava partire un violento tiro che batteva Pellizzaro. Poco dopo la rete della vittoria per il Bologna. Su un'azione dalla destra, Rampanti, uno dei migliori in campo, metteva al centro, arrivava il terzino Van Massoi che segnava. E veniamo alla Moviola. Oggi nessun calcio di rigore è stato concesso, quindi vuol dire che tutti sono stati bravi, o perlomeno quasi tutti. Nella partita più importante, Torino-Napoli, nessun episodio da Moviola. Veniamo quindi a Cesena-Juventus. Con la vittoria della Juventus per 1-0. Ecco un episodio contestato dai giocatori del Cesena. È una discesa di Rognoni e un intervento di Tardelli. Torniamo un attimo indietro. Vediamo che Tardelli allunga la gamba destra, sembra quasi toccare il pallone, poi il pallone schizza sul piede sinistro di Rognoni. Schizza in avanti sul tocco di Rognoni, mentre la gamba sinistra di Tardelli si inserisce a forbice quasi sulla gamba sinistra di Rognoni, che finisce a terra. L'arbitro comunque ha lasciato proseguire il gioco. Altra contestazione, questa volta a favore della Juventus. C'è un attacco della Juve in maglia scura, è Bettega, è affrontato da Bittolo, e Bittolo, guardate come lo aggancia, e Bettega finisce a terra. In entrambe le situazioni, quindi una volta a favore del Cesena, una volta a favore della Juventus, l'arbitro ha lasciato correre. Veniamo ora al derby romano, vinto dalla Lazio per 1-0, gol contestato dai romanisti. C'è un cross di Martini, un intervento di testa di Garlaschelli e poi Giordano che si impossessa del pallone. Torniamo un attimo indietro. Sul tocco di Garlaschelli, Giordano è effettivamente in avanti rispetto a tutta la difesa della Roma, cioè tra lui e il portiere non c'è nessun altro. Giordano poi compie un pezzo di bravura, salta Sandreani e da posizione difficilissima infila la rete. È il gol che dà la vittoria alla Lazio nel derby romano. Veniamo ora all'altro derby, quello milanese. Altre contestazioni, prima di tutto il gol dell'Inter, si è detto per fuorigioco precedente di Anastasi. Ecco il cross di Muraro e vedete che in effetti sul cross Anastasi è più vicino alla porta, la porta si trova alla destra del teleschermo in questo momento. Il guardalinee aveva in effetti sbandierato, l'arbitro o non si è accorto oppure ha lasciato correre poiché Bett era sul pallone e quindi ha applicato praticamente la norma del vantaggio. Poi è arrivato Marini, che col suo piedone, con la scarpa lunga gittata, come è stato detto qui, ha infilato Albertosi da lunga distanza. Due contestazioni ancora su attacchi dell'Inter. Il primo per un fallo di mano di Turone, evidente qui la volontarietà, ma l'Inter aveva chiesto il rigore. In effetti Turone è ben lontano dall'area di rigore.
Vedete Oriali che alza subito le braccia. Turone però è fuori dall'area e calcio di punizione quindi da fuori area. Altro reclamo su questo cross di Mazzola, colpo di testa di Muraro. La girata è ravvicinata, il pallone viene smorzato dal braccio sinistro di Sabadini, ma l'involontarietà mi sembra più che evidente in questo caso. E l'arbitro ha lasciato correre. Veniamo ora all'ultimo episodio, a Genoa-Fiorentina, gol annullato a Pruzzo per fuorigioco. Torniamo un attimo indietro, qui non possiamo documentare effettivamente se Pruzzo era o no in fuorigioco, ma probabilmente su questo lancio Pruzzo si trova già in fuorigioco, quindi davanti a tutti. Vedete come l'arbitro sta seguendo questa azione e non sta guardando le sue spalle, dove probabilmente, dico probabilmente ma non lo so, è avvenuta... Ecco il gol di Pruzzo, il gol non è stato convalidato su segnalazione del guardaline che aveva sbandierato in precedenza. Questo che scende è Basilico, dalla sinistra del Genoa, il suo centro arretrato, quindi in questo momento Pruzzo era in posizione regolare, ma evidentemente non lo era prima. Con la moviola è tutto. E parliamo ora di sport invernali, con la discesa libera di ieri al Monginevro, vinta dall'azzurro Antonioli, e il gigante di oggi a Livigno, che ha visto Stenmark, Gross e Töni in fila, si è aperta ufficialmente la stagione dello sci. Il prossimo servizio fa il punto della situazione e presenta la prima importante gara stagionale, vale a dire le World Series, che cominceranno martedì all'Aprica. Alle World Series, un vero e proprio campionato mondiale a squadre, partecipano anche le donne, ma in questo primo servizio di Alfredo Pigna ci occuperemo soltanto del campo maschile. Monginevro, prima discesa libera della stagione, ha vinto Renato Antonioli, Italia, 21 anni da Bormio, studente in economia e commercio. È uno dei ragazzi sui quali il nostro allenatore dei discesisti Beppi Messner ha puntato per creare intorno al fuoriclasse Herbert Plank una squadra che sia all'altezza degli illustri colleghi dello slalom. Queste immagini sono di repertorio. All'undicesimo posto un altro italiano, Rolando Töni, un ragazzo che ha voglia di riscattare qualche stagione sfortunata dopo l'inizio folgorante, medaglia d'oro a Sapporo, nel speciale però, che ricorderete. L'allenatore Messner aveva detto: a parte Plank, non aspettatevi niente dai discesisti per quest'anno. Chiedo 2 anni per portare questi ragazzi all'altezza dei Töni, dei Gross, dei Bieler, Radici, De Chiesa, Amplatz, Nockler, Oberfrank, Confortola, Pietro Giovanni, eccetera. Per fortuna Beppi Messner si è sbagliato. Assente Plank, che ha preferito il gigante di Livigno, Renato Antonioli ha fatto un'iniezione di fiducia a tutto l'ambiente. L'ormai tradizionale weekend di rodaggio sulle nevi di Livigno ha avuto come sempre lo scopo di fare l'appello fra le forze in campo e di verificare al tempo stesso lo stato di salute dei protagonisti e dei comprimari scritturati quest'anno per la lunga e estenuante tournée del Circo Bianco. I pezzi da 90, almeno in campo maschile, ci sono tutti. Questo è Piero Gross, secondo, e questo è Gustavo Töni, terzo. Ingemar Stenmark, svedese, 21 anni a marzo, si presenta come l'uomo da battere. In assenza quest'anno di Olimpiadi e di campionato del mondo, è lui il detentore della Coppa di Cristallo che ha conquistato lo scorso anno in maniera perentoria, rifilando ai suoi più titolati avversari distacchi che escludono ogni discussione sulla legittimità del suo successo. Per confermare la sua posizione di uomo da battere, Stenmark ha vinto oggi lo speciale di Livigno. Gli italiani, piazzandosi in 4 alle sue spalle, Piero Gross, Gustavo Töni, Franco Bieler e il ritrovato De Chiesa, confermano a loro volta una indiscussa superiorità di squadra negli slalom. Stenmark
Parte dunque favorito, ma il campione olimpionico di slalom speciale Piero Grosso e il solito Gustavo Töni sono da considerare sul suo stesso piano a livello pronostico. Un gradino più sotto il fuoriclasse della libera Franz Klammer, il quale ha a disposizione un numero di gare a lui favorevole, le discese libere, troppo esiguo per poter sperare di inserirsi concretamente nella lotta per il successo globale. Se a Livigno c'è stato rodaggio, dalla Aprica, prima tappa delle World Series, il discorso comincia a farsi più concreto. C'è di mezzo la supremazia a squadre fra le nazioni. Una competizione, quella delle World Series, che diventa il fatto nuovo di questa stagione agonistica anche per volontà e per merito degli organizzatori, i cosiddetti sponsor, i quali evidentemente, se hanno pensato fosse giusto investire una buona fetta dei loro budget, avranno avuto i loro buoni motivi. Sono gli stessi sponsor che concentrano i loro sforzi nel settore della Formula 1 automobilistica e il fatto di per sé mi sembra decisamente significativo. Lo sport agonistico, inutile nascondersi dietro il classico dito, è più che mai al centro di interessi di miliardi, lo sci in particolare. C'è in ballo la conquista dei mercati in tre continenti. Già si parla di estendere il grande palcoscenico del Circo Bianco per il prossimo anno anche ai due continenti, Australia e Africa, che finora ne sono rimasti esclusi e che mal digeriscono questa esclusione. Nel frattempo, con la trovata della World Series, il mondo dello sci adotta la formula della competizione fra squadre nazionali. Una formula collaudata in quasi tutti gli altri sport da verificare nel settore dello sci. Non a caso le World Series si concluderanno a St. Moritz con lo slalom parallelo. Una gara che ha portato allo sci lotta fra rappresentative nazionali e tifo di stampo calcistico. Abbiamo visto le immagini dello slalom parallelo in Val Gardena, dottor Domenico Barilli. È stata forse quella la gara che vi ha dato la conferma che la vostra intuizione, per quanto riguarda un certo tipo di spettacolarità nello sci, era giusta. Eh sì, non è una conferma precisa. Ci sono elementi tecnici che ce lo dimostrano, per esempio un tracciato limitato, una presenza di pubblico folto, un tipo di gara facile da seguire anche per chi non è un tecnico dello sci. Inoltre, soprattutto è emerso in questo tipo di gara, diciamo, la competizione a squadre, a nazione, si è venuto a creare il clima del tifo. Noi abbiamo scelto l'automobilismo e lo sci solamente perché sono due sport che hanno un futuro, che piace ai giovani, sono moderni e soprattutto le nostre indagini motivazionali ci hanno detto senz'altro che diciamo innalzano l'immagine dell'uso pubblicitario. Innalzano l'immagine dell'uso pubblicitario. Giusto, ma occorrerà che la caccia al campione da trasformare in uomo sandwich non finisca un giorno per falsare questa immagine dell'uomo sport che è, appunto, interesse di tutti, innalzare e salvaguardare. Siamo ancora nel campo dello sci per quanto riguarda le World Series. Cotelli ha detto che sono sicuri per ora su 6 posti a disposizione: Töni, Gross, Bieler e De Chiesa. Mentre per Radici bisognerà vedere se si rimetterà in tempo da un lieve incidente in allenamento. L'ultimo prescelto potrebbe essere Amplatz, oggi settimo a Livigno. Senti, adesso parliamo di te, Johnny Dorelli, come sportivo, ossia come sportivo praticante. Ma tu lo sci, per esempio? Guarda, io devo dire una cosa. Anche perché non ci vedi, quindi, no. Gli alberi. È cattivo, eh? Dunque, no, devo dire che il discorso su Dorelli sportivo finisce subito, perché io quando scio, insomma, faccio abbastanza sorridere. Il tennis, mai visto a Porto Rotondo, è meglio non parlare. Ogni tanto nuoto, ma certo non sono dotato. Senti, sai che doveva esserci anche Ugo Tognazzi, che però non ho capito perché non è venuto, ma comunque io non t'ho mai visto, per esempio, al torneo di tennis di Ugo. Ma cosa ci vado a fare lì? Già. Beh, ma pare che ci vanno molto. Sì, ma infatti ho detto, c'è già molta gente che fa ridere lì. Ci vado anch'io. No, perché io li ho visti giocare. E? Vabbè, insomma. Bene, adesso parliamo di pallacanestro. Questi sono i risultati dell'ottava giornata della Serie A. Per la A1 questi risultati: Brill Cagliari, IBP Roma 92-80, Forst Alco Bologna 96-86, Jolly Colombani Forlì Sapori Siena 79-76, a Gorizia Canon Venezia Pagnossin 80-77, Sinudine Snyder Udine 95-93, a Milano Mobil Girgi Varese Xerox Milano 93-82.
al comando della classifica, sempre a punteggio pieno, a quota 16, la Sinudine. Al secondo posto, staccata di 2 punti, la Forst. Ed al terzo, Mobilgirgi ed Alco. Ecco ora la serie A2. I risultati a Brindisi. Cinzano, Libertas Brindisi 96-65, a Torino Brinarieti, China Martini, Torino 90-89, Vidal Mestre, Scavolini Pesaro 92-85, GBC Trieste 78-71, a Firenze Emerson Olimpia Firenze 88-62, Fernet Tonic Bologna, Cosatto Napoli 115-79, quest'ultima partita è stata giocata ieri. La situazione è mutata al vertice della classifica, con Fernet Tonic in testa con 16 punti, seguita da Cinzano ed Emerson con 12 punti. Il campionato ora ve lo presenta Aldo Giordani, presentazione del campionato e della Coppa. Ma alla vigilia di una settimana che ha 2 turni di gara, uno mercoledì e uno domenica, sono da sottolineare le 2 vittorie esterne nella A1, in particolare quella della Cannon a Gorizia, che così ha preso un punto in più nella lotta per la famosa 6ª poltrona che dà diritto alla pool. Mentre viceversa, tanto stiamo vedendo le immagini della partita di Milano, c'è la Girgi in maglia scura e la Xeros in maglia chiara. Nel secondo gruppo è importante la vittoria della Brina di Rieti a Torino, perché adesso la China Martini di Torino è costretta a inseguire, si trova piuttosto staccata. Vedete una manovra della Girgi, il numero 9 è Mors, anche oggi ha segnato 34 punti, 36 ne ha segnati a Bologna Bertolotti, e forse può fare impressione il minimo scarto con il quale la Sinudine ha battuto la Snaidero, ma non giocava Driscoll, così come non giocava l'americano della squadra di casa a Brindisi, dove il Cinzano ha vinto con larghezza. Ecco ancora un'azione che mostra la penetrazione della squadra della Girgi, la squadra varesina. Direi che possiamo dare una notizia sulle coppe. È arrivata poc'anzi, hanno fatto il sorteggio della Coppa delle Coppe a Monaco. La Forst è capitata col Villarban, con lo Steaua di Bucarest e con il Badalona, la Juventud di Badalona. Mentre il Cinzano giocherà col Leningrado, con la Radnički di Belgrado e con lo Slavia di Praga. La settimana scorsa, parlando della pallamano, ricordando che la Volani di Rovereto era capolista del campionato di Serie A, abbiamo detto che al secondo posto c'era la Duina, invece alle spalle della Volani c'era la First. Eccoci ora alla colonna vincente del Totip, prima corsa 2X, seconda corsa 2X, terza corsa X2, quarta corsa 2X, quinta corsa 1-2, sesta corsa XX. Le quote del concorso Totip, un solo 12, cui spettano 17 milioni e mezzo, 43 11, ai quali vanno 400 mila lire, 520 10, che guadagnano 34 mila lire. Parliamo ora di Bob. In questo sport è in atto un importante processo di rinnovamento con l'inserimento di nuovi elementi provenienti dall'atletica leggera. Eccovi il servizio di Ettore Frangipane. Bene, 1, 2, 3, questa è buona. Non è il ghiaccio di una pista, ma l'asfalto di una strada. Non si scivola su pattini, ma si procede su ruote. Il mezzo, tuttavia, è sempre quello, il bob. Uno sport per pochi eletti, una disciplina da spericolati che all'Italia ha dato oro a profusione, ma che, e lo si è visto alle ultime Olimpiadi, sta passando un periodo di crisi. Il direttore tecnico, colonnello Picchiottino, è reciso. Si può dire che il bob azzurro riparte? È da zero. I bobbisti azzurri si sono allenati in Austria, a Eagles, sulla pista olimpica. Non sono i soli. Oltre a loro, inglesi, austriaci, tedeschi, secondo turni precisi. E c'è del nuovo nel clan azzurro, che è stato pressoché rivoluzionato. Non figurano più campioni come Nevio o De Zordo. Riappaiono invece 2 anziani e validi piloti della stazza di Giorgio Alverà e Aldo D'Andrea. D'Andrea, i problemi del bob azzurro attualmente quali sono? Io direi atleti. Noi per portarci alla pari delle altre nazioni abbiamo dovuto attingere dall'atletica e quest'anno ci siamo riusciti, almeno sembra. Abbiamo
individuato negli atleti dell'atletica leggera delle possibilità enormi per le spinte. Abbiamo tracciato una strada, abbiamo fatto già due allenamenti atletici, uno a Chiavari e uno alla squadra dello sport da Roma, abbiamo fatto una selezione su circa 30 elementi e ne abbiamo qua a Igles 10. Con questi pensiamo di aver risolto il problema delle spinte. Lo si è visto soprattutto alle ultime Olimpiadi quanto la potenza di spinta sia importante, specie su una pista poco tecnica come quella olimpica di Igles. Il vantaggio acquisito in partenza si è rivelato tutte le volte un'ipoteca sicura da monetizzare in centesimi di secondo al traguardo. In queste piste artificiali la gara si vince sulla spinta. In partenza proprio, partenza. Anche perché sono poco tecniche. Non sono piste tecniche, la spinta iniziale oltre che i centesimi che si guadagnano sulla spinta dà quell'accelerazione in più all'arrivo che porta su una spinta di 30 secondi può portare a un secondo alla fine. Ecco, e quindi voi pensate, sperate di poter avere risolto questo problema? Io ho buone speranze, anzi direi sono molto ottimista. I nomi di questi bobbisti mutuati dell'atletica leggera, il martellista Salvaterra, il giavellottista Rossi, il velocista Emidi, il discobolo Simeone, i decatleti Palazzo, Bettella, Romagnoli, Mario Frasca. Ma io ero già intenzionato di fare del bob quando ho fatto il militare, poi finito il militare non se ne è parlato più. Quest'anno è stato Pappalardo che faceva giavellotto, non atleta. Che si è avvicinato per prima e poi ci ha portato anche a noi, insomma, ragazzi di Salerno, eravamo in 5. Abbiamo fatto delle selezioni a Roma, dei test di velocità e poi ci hanno chiamato qui. Dalle piste in tartan alle piste di ghiaccio quindi. 1, 2, 3, questa è buona. I primi allenamenti li si sono fatti la scorsa settimana e i risultati sono stati giudicati soddisfacenti. Oltre a nuovi interni frenatori, anche nuovi piloti hanno affiancato a Igles l'esperienza di D'Andrea e Alverà. Stanno facendo un corso con la FIBT di perfezionamento, però sono quattro ragazzi ancora tutti da scoprire, insomma, fino adesso hanno fatto una trentina di discese, adesso vediamo qua, anche su questa pista che è molto diversa da quella di Cervinia che cosa diranno. È un bob, quell'azzurro, insomma, rivolto al futuro. Ad un futuro, tuttavia, che non sarà molto vicino, perché per costruire bene bisogna costruire con metodo, progressione, pazienza. Giorgio Alverà. C'è possibilità di recupero, adesso come adesso? Beh, non immediato, ci vuole del tempo, perché sa, la gente non impara in 2-2-4, perché è gente abituata a fare dell'atletica e correre sui campi sportivi di tartan. Il ghiaccio è tutt'altra cosa. È similare, però ci vuole degli accorgimenti particolari un po'. Per cui non aspettiamoci delle cose immediate, aspettiamo un anno o due e vediamo cosa riusciamo a mettere assieme. Questa prima fase su ghiaccio si è chiusa. Sarebbe stato ovviamente preferibile restare ad allenarsi in Italia, dove le spese oltretutto sono di gran lunga minori, ma in casa nostra piste ghiacciate artificialmente non ce ne sono. Prima che Cervinia o Cortina riaprano ci vuole del tempo e questo sport d'élite non può attendere. Si è perso tempo, bisogna riconquistarlo. Ed eccoci alla scelta del gol della settimana. Per l'Inter il portavoce è Muraro. Allora, qual è il più bel gol? Per me, cioè per noi, quello del nostro compagno Marini. E adesso sentiamo il parere dei due colleghi giornalisti. Enrico Crespi. Senz'altro Zaccarelli. Giorgio Motana. Ecco, dico anch'io Zaccarelli, ma come soluzione di ripiego, perché mi sarebbe piaciuto privilegiare il gol di Giordano a Roma, no? Che è stato tutto preparato e eseguito da lui attraverso una pettuccia di terreno con molta intelligenza, però siccome è un gol inficiato, si dice, da fuori gioco, anche se è stato convalidato dall'arbitro, ritorno anch'io su Zaccarelli, perché è un gol di estrema potenza, cioè non è la schiacciata solita sotto rete, ma è la capocciata da lontano, quasi un tiro che ha indirizzo e potenza. Allora, il gol di questa domenica è quello di Zaccarelli, ve lo riproponiamo.
Eccoci a Torino, Graziani a Patrizio Sala, avanza il suo cross e l'affondo di testa di Zaccarelli, veramente di grande potenza. Il gol della settimana. Siamo al 28 di novembre, finisce il mese, quindi c'è la scelta del gol del mese. Andiamo pure avanti, vediamo gli altri gol già premiati durante le settimane. Primo, 7 novembre, Juventus in Milan a San Siro, gol di Bettega. Questo ve lo riproponiamo da un'altra angolazione perché l'abbiamo due volte. Ecco il cross di Causio, lo stacco di testa di Bettega. 21 novembre, Lazio a Napoli, gol di Speggiorin, premiato appunto la settimana scorsa. Il 14 non si è giocato perché c'era la nazionale 17, questi sono i tre gol del mese. I tre gol del mese. A te Adriano. Ecco, allora a questo punto la scelta del gol del mese. Questa volta il portavoce sempre per l'Inter è Mazzola. Io direi Bettega. Sentiamo Mottana. Bettega, sì. Crespi. Ah, se devo fare una motivazione devo anche aggiungere, sono anch'io per Bettega prima di tutto. Voglio solo aggiungere che lui non soltanto ha fatto questo gol al Milan, ma l'ha fatto quasi in copia carbone anche contro gli inglesi. Quindi è uno specialista di questi gol e merita il premio per la sua continuità. Allora Sassi, rivediamo il gol del mese. Eccolo ancora, siamo a San Siro, Causio che sfugge a Maldera. Il suo cross, lo stacco di testa bellissimo di Bettega di prepotenza, lo rivediamo ancora da un'altra angolazione. Guardate come salta più alto di tutti e com'è il suo colpo di testa, la girata di testa di prepotenza, proprio di violenza, ed è il gol del mese. E a questo punto la nostra domenica sportiva è così conclusa. Ringraziamo i nostri ospiti, a voi gentili signore e signori, buonanotte.